Ciao a tutti, nuovo video. Oggi parliamo di un tema molto interessante, spesso discusso e a cui spesso e volentieri si danno risposte superficiali e poco ragionate. La domanda, che è anche il titolo del video, è: esistono lettori di serie A? Risponderò subito alla domanda, così ci togliamo il pensiero. Secondo me no, non esistono lettori di serie A. Se lettore di serie A vuol dire implica avere dei lettori di serie B e quindi i lettori di serie A sono lettori intelligenti, più colti, e lettori di serie B, lettori stupidi. Secondo me questa è una divisione assolutamente da non fare. Ma, e questo è un gigantesco ma, se la domanda è invece tutti i lettori sono uguali, qui si può discutere. Per quanto mi riguarda, non giudicherei e non giudico un lettore dai libri che legge, o almeno non necessariamente, e sicuramente non dal genere di libri che legge. Infatti, a mio avviso, i generi letterari hanno tutti parità di dignità, sia nella narrativa cosiddetta pura che nella fantascienza, nel fantasy, nel giallo thriller, nel romance, nello young adult, nello storico, in tutti i generi letterari ci sono capolavori, ci sono ottimi romanzi, ci sono romanzi medi, romanzi pessimi e spazzatura. Ovviamente ci sono generi che proprio per la loro propensione ad una produzione quasi industriale e ad una sovrabbondanza di prodotti tendono ad avere un'alta media di prodotti scarsi o pessimi e poche piccole perle, ma qui non stiamo facendo un discorso statistico. Ragioniamo invece sulla pari dignità di un genere letterario e su questo secondo me non ci sono grossi dubbi. E giudicare un lettore sui propri gusti, perché stiamo parlando di questo, leggere un libro di un determinato genere letterario è l'espressione di un proprio gusto letterario e i gusti di per sé non sono giudicabili. Quello di cui invece volevo parlare è se esistono o no diversi tipi di lettori, o almeno principalmente due tipi di lettori. Fare questa divisione nel mondo dei libri è praticamente un tabù. Questa è una cosa che non mi spiego tanto, ma cerchiamo di arrivare a capire perché. Nel discorso vorrei inserire due esempi di due ambiti che conosco abbastanza bene e che utilizzano una definizione molto interessante, molto azzeccata per distinguere due tipologie di consumatori esperti. I due ambiti sono quello della tecnologia e quello del cinema. Per quanto riguarda la tecnologia, e quindi il consumo di tecnologia, si distinguono principalmente gli utenti in utenti consapevoli e utenti casuali. L'utente consapevole chi è? È quella persona, quel consumatore che prima di fare un acquisto si prepara e studia letteralmente l'oggetto e il campo di cui deve andare ad acquistare un prodotto e quindi saprà a menadito ogni specifica, ogni caratteristica e pregi e difetti di quel determinato prodotto. Un esempio possono essere gli smartphone. Prima di comprare uno smartphone, l'utente consapevole guarderà prima qual è lo stato dell'arte di quella tecnologia, paragonerà e farà un'analisi di tutti i marchi e i produttori, di ciò che un produttore può proporre più di un altro, dei prezzi, e in base alle proprie esigenze sceglierà il prodotto che meglio risponderà a queste. In questo modo non solo riuscirà ad avere il prodotto migliore per la sua esperienza d'uso, ma potrà anche dare, eventualmente, se lo vorrà, un giudizio molto più costruito, molto più preciso su quel determinato prodotto. Un giudizio che poi qualunque altro consumatore potrà utilizzare per capire se quello è il prodotto adatto a lui oppure no. L'utente casuale, invece, è l'utente che magari non si informa su quello che sta andando a comprare, non ha tempo, non ha voglia, non ha passione per questo e spesso e volentieri acquista un prodotto in base a dei fattori totalmente soggettivi, che possono essere l'estetica, il design, il colore oppure banalmente il prezzo. In questo caso non solo avrà un prodotto che molto probabilmente non risponderà alle sue esigenze,
ma nello scellerato caso in cui vorrà dare un giudizio su quel prodotto, il suo giudizio sarà totalmente inesatto e da non prendere in considerazione. Il problema è che in una società come quella attuale, in cui il parere di chiunque vale allo stesso modo, il parere dell'utente consapevole avrà la stessa visibilità e lo stesso risalto del parere dell'utente casuale. Nell'ambito della tecnologia, però, spesso e volentieri, i pareri degli utenti consapevoli sono molto considerati e le recensioni di un utente consapevole, di un esperto, sono tenute in considerazione anche e soprattutto dagli utenti casuali, da coloro che non possono, non vogliono e non hanno tempo di informarsi o di studiare la materia in questione. Stesso discorso si può fare per l'ambito cinematografico. Uno spettatore consapevole è uno spettatore che per passione e per amore del cinema sa tutto dei film che va a vedere, conosce il regista, ha già visto altre pellicole di quel regista, conosce gli attori, conosce la casa di produzione, ha seguito la gestazione del film e le fasi produttive, magari ha seguito dei festival cinematografici in cui ha partecipato il film ed è arrivato quindi in sala con una preparazione, un background che gli hanno permesso di fruire del film in maniera molto più completa e quindi il suo parere non solo per queste informazioni pregresse che lui ha, ma anche per un numero elevato di film che ha visto e di tempo che ha passato sulla materia cinema, è molto più completo, preciso e utile del parere di uno spettatore casuale, uno spettatore che non segue le dinamiche produttive, che non conosce il regista, il nome del regista della pellicola che sta andando a vedere e che magari è andato al cinema solo per passare una serata con gli amici. Badate che non sto dicendo che uno spettatore casuale o un utente casuale di tecnologia non hanno il diritto di esserlo, perché tutti noi siamo utenti casuali in moltissimi ambiti, anzi, nella maggior parte degli ambiti. Alcuni di noi hanno la fortuna di essere degli esperti per passione e per tempo libero che hanno impiegato e investito in quella materia in un determinato ambito e quindi quel tempo libero, quella esperienza che abbiamo accumulato può essere di vantaggio, può essere utile a chi invece non ce l'ha. E anche nell'ambito cinematografico, ormai da molti anni, il parere, soprattutto su internet, di uno spettatore consapevole, quindi di un cinefilo esperto, ha un'importanza e influenza non solo i pareri di spettatori casuali, ma anche il fatto stesso che uno spettatore casuale che segue un esperto di cinema vada o non vada a vedere quel film. Quindi un'importanza massiccia. Questo meccanismo, sulla carta virtuoso, nell'ambito dei libri funziona molto raramente. Perché? Perché i libri e soprattutto i lettori sono un animale strano. Difficilmente un lettore accetterà e concederà ad un altro lettore il titolo di consapevole, di lettore consapevole, e accetterà di buon grado il titolo di lettore casuale. Perché tendenzialmente il lettore, soprattutto il lettore che bazzica internet, non accetta di buon grado di essere definito un lettore casuale, anche se i numeri sono contro di lui, diciamolo. Secondo me, per essere un lettore consapevole, bisogna aver fatto un certo numero di letture e di esperienze su un determinato genere di libri, e quindi libri molto simili tra loro e che ti possono permettere, nel momento in cui leggi un nuovo libro, di avere delle pietre di paragone e attraverso un'analisi di quelle che sono le tue esperienze di letture, decidere e capire se per quel libro vale la pena di essere letto, se quel libro ha una particolarità, ha un qualche cosa di nuovo, e tutti questi parametri sono qualcosa di oggettivo, sono dei fatti. Il gusto personale è quello che ti ha spinto a leggere quel libro e tutti gli altri libri che hai letto. Il gusto personale è la voglia, il piacere che tu hai nel leggere libri. La stessa voglia e il piacere che hanno portato un cinefilo a guardare miliardi di film e un esperto di tecnologia a comprare e acquistare diversi pezzi di tecnologia. Nel mio caso, per esempio, essendo io un lettore prevalentemente di narrativa,
contemporanea di origine statunitense o europea. Non mi potrei mai definire un esperto di fantasy o un esperto di letteratura classica, perché non lo sono banalmente, perché non ho fatto determinate esperienze di lettura, non ho letto abbastanza libri di quel genere per definirmi un esperto. E questa esperienza, questa preparazione, non ti viene data da una laurea. Una laurea in lettere, a mio avviso, non necessita di un numero di letture sufficienti a definirsi esperto di letteratura, neanche lontanamente. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. Qui stiamo parlando di quanto è valido il tuo giudizio e il tuo parere su un'opera. Quel giudizio e quel parere si costruisce e la sua validità si basa sulla tua esperienza e sul numero di letture in questo caso che tu hai fatto in quell'ambito. Proprio per questo il parere di una persona che legge 10 libri all'anno non varrà quanto il parere di una persona che legge 200 libri in un anno. Anche se il primo è laureato in lettere e il secondo no. Perché qui non stiamo facendo un colloquio di lavoro, qui stiamo discutendo sulle basi con cui una persona legge e sul paragone che può fare su un libro che sta leggendo. Ovviamente leggere tanto non vuol dire niente. La lettura deve essere sempre una lettura completa, una lettura attenta, se quello che poi si vuole fare è analizzare quel libro. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che leggere un libro molto attentamente è meglio di leggerne 10 male, e questo mi sembra banale anche solo dirlo, ma leggere un libro attentamente è sicuramente meno di leggerne 10 libri attentamente. Non so se mi spiego. Se una persona ha letto tutti i libri di Stephen King, li conosce bene e ovviamente questo era una capacità pregressa che non ho specificato prima, deve anche avere una capacità critica e di analisi, che quella però è, non vorrei dire innata, ma diciamo difficilmente insegnabile. Quella persona che quindi ha una conoscenza, per mettiamo un esempio, dei libri di King, sarà la prima a cui andrò a chiedere se mi interessa leggere un libro di King o se mi interessa avere un'opinione sul nuovo libro di King, se quel libro vale la pena e da dove iniziare a leggerlo. Una persona invece che ha due lauree in lettere, ma ha letto uno o due libri di King, non potrà avere lo stesso giudizio e il suo giudizio varrà necessariamente meno di quella della persona che ha letto tutti i libri di King. Internet poi è un posto meraviglioso perché si possono trovare veramente, si può trovare veramente di tutto, si può leggerne di tutti i colori. Spesso mi capita di buttare l'occhio sulle cosiddette recensioni sotto i prodotti Amazon e nel caso dei libri escono fuori le cose veramente più fantasiose. Mi è capitato di leggere sotto all'Arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon un commento che dava una stella su 5, imputando a Pynchon di essere derivativo e di aver copiato tutto da David Foster Wallace e da Don DeLillo. Peccato che Pynchon sia precedente sia a David Foster Wallace che a DeLillo. E questo si può scoprire facilmente aprendo Wikipedia, non ci vuole una laurea in lettere per sapere che Thomas Pynchon è uno scrittore precedente a DeLillo e Wallace e che Wallace soprattutto deve moltissimo a Pynchon. È ovvio che quel parere non conta nulla, ma da un punto di vista dell'algoritmo, che sembra un po' il grande fratello di Orwell, questa parola, il suo parere varrà come il parere di un professore che ha passato la sua vita a studiare la vita di Thomas Pynchon. Questo è banalmente il problema di rendere internet un luogo totalmente democratico. Non tutti i pareri sono uguali. E quindi arriviamo a dire che non tutti i lettori sono uguali, ma non è una cosa totalmente sbagliata. L'essere un lettore casuale, e quindi leggere pochi libri in un anno, non fa di te una persona stupida, una persona ignorante. Probabilmente sei un esperto, hai una conoscenza molto più elevata in un altro ambito. Ed è giusto così. Tutti noi siamo profondamente ignoranti nel 90% degli ambiti e abbiamo dei piccoli spicchi di conoscenza di cui possiamo vantare
una buona preparazione. Quindi, tirando le fila, non esistono lettori di serie A e lettori di serie B, perché sarebbe una discriminazione sbagliata in questo caso. Esistono, secondo me, invece, lettori consapevoli, il cui parere su un determinato ambito e genere di cui sono esperti vale di più di lettori casuali, che probabilmente hanno una conoscenza più scarsa in quell'ambito. Bene, il video finisce qua, come sempre, e soprattutto in questi tipi di video, discussione. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate voi, qual è la vostra visione di questa questione. Noi ci vediamo al prossimo video.